Eccoci qua, Tito Schipa Junior. Ridevo perché c'è il buon Petraghi qui che... Sai che fa Petraghi, sì. Franco, ha scritto, Si sta sta occupando scrivendo di un una cosa libro, sul sì, Salento, Salento, ci stai pure tu. no? Il meglio del Salento, mi pare che si chiami una cosa del Sì, genere. O i migliori del the Salento. best Salento. Sì. Bello, Beh, tutto quello che si no? fa Tutti i per questa zona salentini. d'Italia è importantissimo perché l'immagine del Salento è recentissima, il mondo non l'aveva prima, eh? Non si sapeva cosa c'era nel tacco. Come no? Adesso si comincia finalmente ad avere un'immagine di questa cosa Ma tu quando stupenda. vieni qua giù, e in particolare a Lecce, che cosa provi? Che cosa... Mi sento per metà a casa perché io sono spaccato in due, sono metà salentino di origine albanese, perché Schipa lo sapete che vuol dire Aquila, no? Schiperia, la terra delle Aquila, l'Albania. E per metà sono di madre, cioè delle Langhe, piemontese, e sono proprio è di origine forse gitana, addirittura. Sempre. Quindi nella seconda guerra mondiale mi sarei fatto quattro campi di concentramento. Senti, hai figli? Che io sappia no, Bene. ma non li ho mai veramente voluti, non so perché, mi affido agli psicanalisti per capirlo, forse perché ho fatto il figlio di mestiere per tutta la vita in qualche modo, ma Può essere, ma non lo c'è so. sempre una spiegazione, E poi a un figlio o ti dedichi veramente o è inutile farlo veramente, e io so che non avrei potuto, troppo. I miei figli in realtà sono le cose che scrivo, Forse questi perché non. sei stato tanto tempo solo tu? Che Probabile, dici? No, ma sembrerebbe una rivalsa. Invece, come ti dicevo, ero contento ma non una di rivalsa, averlo. una cosa che matura, no? Dentro di noi, Ma poi magari, ti dico, anche inconsapevolmente per chi certe fa il mio mestiere, i volte, figli sono le cose che scrivi. Orfeo 9 è mio figlio, è uno dei miei figli e mi dà lo stesso tipo di soddisfazioni e di problemi. Tale e quale. Quindi di un figlio in carne e ossa, in fondo, non ho bisogno. no? Bene, Anche vediamo. perché i figli servono a propagandare. Come si dice, a portare avanti la specie, il nome, il DNA, ma anche un'opera scritta lo fa esattamente allo stesso modo. Io so che Orfeo 9 resterà, è una delle cose belle della mia vita che so di aver scritto, almeno quella cosa che resterà. E questo per uno che fa il mio mestiere è importantissimo. No, sicuramente. Vediamo altre foto? Sì, vediamo tutto quello che vuoi. Magari perché poi ci sono alcune. Questo Ecco, è il questo è ancora segno papà. nel ruolo di Nemorino. E qui sono. Questi sono tre uomini in frac, va bene. Questo è un film con i due Filippo che si è perduto. Mannaggia, è una cosa spaventosa questa cosa. Un film suo con i De Filippo perduto. E qui è Alessis D'Amore al debutto americano, attesissimo debutto americano, quando arrivò negli anni 20 e seguenti. C'era la leggenda già arrivata prima di lui di questo ruolo, eccolo qua. Sempre lui in Nemorino, caricature sui giornali, vedete, no? Con Baccaloni. Ma papà aveva un agente, un qualcuno che lo Sì, seguiva? guardi, Sì. i migliori del mondo, prima italiani, poi quando è andato in America, americani. La Scala, questa è la Scala, d'amore, qui in camerino, firma autografi, sempre vestito da Nemorino, si capisce dalle pallette legate al collo. E qui siamo in Puglia, adesso non mi ricordo se questo è Lecce o Bari, ma siamo in una delle ultime recite, anni 50. E questo invece è il mio Alessis D'Amore ultraleggero che ho fatto all'anfiteatro vostro qui 2 anni fa. È una versione in chiave di concerto con una vastissima narrazione in graphic novel dietro, a fumetti praticamente, che racconta tutta la storia e che è fatta per essere trasportata ovunque. Io l'ho pensata per uscire dalle strettoie dei teatri d'opera e andare nelle carceri, negli ospedali, dovunque. Questa è una cosa che si può montare dovunque. Questo è lo staff tecnico che mi seguiva, vedi, Franco Macchitella, datore di luci. Questo era il pubblico che è sotto, come vedete, era tanto. E questo sono io che spiego cosa sto facendo, perché aveva bisogno di un attimo di introduzione. Questo è il manifesto. Ma questa cosa è importante perché è pensata per portare l'opera dovunque, dovunque, fuori dai teatri, in ogni luogo, a costi ridottissimi. Opera ovunque. Questo è il costume di Nemorino che sta in questo momento all'Hotel Risorgimento. E bisogna dire, a proposito di Hotel Risorgimento,
che Andrea Montinari è un po' lo sponsor di questa mia regia quest'anno qua, perché veramente devo ringraziarlo, ha sponsorizzato direttamente la mia presenza a Lecce, aiutando quindi la produzione, che non è una produzione ricchissima, aveva bisogno di ogni tipo di collaborazione, quindi Montinari è la sua Vestas, che tu conosci probabilmente, no? Certo. Sono i miei sponsor diretti, ecco il costume in scena alla fine di quelle Elisir d'amore in piazza che abbiamo fatto, c'era il costume e la voce di mio padre, la sua immagine, che duettava dal vivo con i cantanti reali. La tecnologia ci permetteva di fare il concertato con lui che cantava Nemorino e i ragazzi che partecipavano a questa edizione, che andavano appresso a lui in un concertato, credo, abbastanza singolare. Credo che molti lo ricordino con piacere. Sempre, questi siamo noi, siamo arrivati all'edizione attuale, qui siamo davanti al Politeama con i ragazzi dell'Accademia di Belle Arti che collaborano, come sai, alla scenografia. È bellissima questa cosa, che siano i ragazzi ad aver fatto questo allestimento. E ne viene fuori una... questo sono io sotto il ritratto di mio padre che pende dalla soffitta del teatro. E Titti Scogna, Anna Delfino che è la protagonista, una delle Adine vincitrici del concorso Schipa. Questo è Carluccio che mi fotografa sempre in atteggiamenti strani, sembra che io voglia volare, decollare. Questa l'abbiamo vista. Con Vabbè, questa l'abbiamo già vista. Questa è sempre Anna Delfino. Quindi mi stavi dicendo che durante la giornata scrivi. Ma scrivo, non cosa, solo, non solo. Ecco, non appunto, solo. Qualche cosa una persona normale la fai, che ne so, vai a fare shopping. Cucini, guarda, mangi, suoni la chitarra, mangiare, ti ho detto, fai cruciverba, che ne so. Mangiare ti ho detto che non ho problemi proprio, sono sistemato per quello. Che ti piace fare? Non penso che lavorerai sempre. Guarda, no? Il mio lavoro è veramente la mia vita, credimi. Cioè, da una parte scrivo, dall'altra insegno sempre melodramma, sempre amore per il melodramma, all'Università Popolare di Roma. E insegno alla gente a essere melomani. E ad apprezzare il racconto musicale. Com'è l'approccio? Che risposta c'è? Straordinaria, perché la maggior parte delle persone non sanno di averne bisogno, vengono lì sospettosi, incuriositi e poi ne escono tramutati in melomani, appunto, che vuol dire gente che non ne può più fare a meno, perché il melomane non ne può fare a meno. E l'italiano medio non sa che gli manca questa cosa incredibile, sì. Non sa che fare la sera, perché l'italiano medio è fatto per il melodramma e il melodramma è fatto per l'italiano. Ma ci siamo dimenticati questa cosa da circa un secolo e viviamo malissimo perché non abbiamo questa fonte di godimento a portata di mano. E io sto lì a lavorare per ricontagiare di questa malattia la maggior numero di persone possibili. Questo quindi è una delle cose che faccio. Altrimenti scrivo, altrimenti vivo con Adriana e con il maggior numero di animali possibili di tutti i tipi. Senza leoni però. In questo momento adesso è proprio proibito, fino a qualche anno fa non lo era più, ma non si può, altrimenti lo farei senz'altro. Adesso è proibito. Però taccole, allocchi, serpenti, tassi, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Già, cioè, per stargli dietro ci vuole impegno. Ti danno un rapporto incredibile. Ti danno la visione di Dio. Il contatto con Dio. Nell'occhio, è molto bello. Nell'occhio di un animale c'è Dio. Certo. E lo vedi proprio, lo guardi negli occhi quando hai questo rapporto con lui. È meraviglioso. Sto scrivendo anche una cosa su questo, sto scrivendo una cosa in chiave animalista, anche una commedia musicale per portare avanti questo discorso, vediamo un po'. Che poi è una rivisitazione della leggenda del lupo di Gubbio, però raccontata dal lupo. Ma che meraviglia. E a che punto stai? L'ho scritta con Fernando Apivano, il soggetto, penso. La grande americanista che era un'amica strettissima di mia moglie, sono state amiche per la pelle per 30 anni quasi. E insieme a lei abbiamo buttato giù quest'idea che lei ha subito afferrato. Adesso poverina, lei è morta, ma era molto anziana, adesso sto andando avanti io. Insomma, vedi cosa faccio, non puoi dire che non so cosa fare, ne succede una al giorno. Però cucina sempre tua moglie, visto che è una grande questo cuoca. Sì, io lì non riesco proprio neanche a far bollire un uovo, questo proprio non è fuori dalle mie giurisdizioni. Però riesci a pranzare a casa? Chi pranza altrove? Si mangia fuori soltanto quando si va in trasferta, perché altrimenti c'è la coda per venire a mangiare da Adriana. Te credo, ma il pomeriggio riposi o ricominci a lavorare? La pennica pomeridiana, quello vuoi sapere, indispensabile, guai a chi me la toglie.
Sì. Almeno quello sì. L'oretta dopo pranzo è paradiso. possibilmente con un gatto vicino, in collo anche. Un paio di serpenti. No? Ma se capita. Se vengono, voglio dire, se non capita, è che... se disponibili. Ma che idea da mangiare i serpenti? Uno così, una curiosità. No, ecco, il problema, bravo, bravissimo. Questo sono io con dei, che sono quelli? Porcegiuzzi. Porcegiuzzi. Sì, certo, è roba vostra questa. Sì. Il qualità di mangiare i serpenti è il vero problema, perché io ho rinunciato ad avere i serpenti dopo un paio di volte, perché quando li mangiano una volta al mese, c'è questo di buono, ma quando mangiano deve essere una cosa viva, e io francamente di dargli un topolino vivo a un serpente no, ho preferito lasciar perdere, no, li rimettevo in libertà, cavatevela da soli ragazzi, perché non esiste. Ma tutti questi animali hanno un nome pure? Hanno anche un nome, esattamente. Sì. E dimmene qualcuno, va. Ma serpente come si chiama? Adesso il serpente si chiamava, ricordami il nome del grande medico latino, perché sì, sai che il simbolo della medicina sono due serpenti attorcigliati intorno alla verga di Mercurio, no? Sì. E quel serpente ha un nome, Saettone. Saettone mi pare che si chiama, e questo era il nome del... poi c'è, quindi gli uccelli in genere nomi di musicisti, gli allocchi si chiamavano Gluck, poi Gluck II, c'è stata tutta una dinastia di Gluck. Gli allocchi. L'allocco che gli dicevi? Cioè che l'allocco ci è un gatto che vola, sì. È un animale incredibile. È un gatto che vola? È proprio un gatto che vola, tu pensi, hai presente i gatti, tutto il loro comportamento, medie ideali, e quello è un strigiforme, cioè una civetta, un gufo, questi animali notturni, tale quale. Poi ci sono le taccole che, come diceva Lorenz, sono l'animale più intelligente del mondo, e quelli sono i piccoli corvi con cui puoi avere un rapporto uguale a quello di un cane, ma proprio uguale a quello dai. Di un cane. Ma ti giuro, un rapporto di familiarità e di rapporto affettivo pazzesco che nessuno immagina. Con la taccola? Con la taccola e con gli uccelli, con i passeriformi in particolare, perché condividono il nostro modo di essere, sono gli unici che sono degli esteti. Quale altro animale al mondo vive una esistenza basata sull'estetica? Soltanto l'uccello. L'uccello è molto importante come si veste, lui e i suoi partner, come canta. Nessun altro animale condivide con noi questa dimensione straordinaria del rapporto basato sull'estetica. Ma quando mandiamo la pubblicità adesso, sì. Ma quando ti svegli ti fai il saluto di tutti gli animali? Non è che ce l'ho tutti insieme, c'è il periodo dell'allocco, c'è il periodo del serpente, c'è il periodo del leone. Ah, insomma, ecco, non ce l'hai tutti. Dove li metto? Che ne so, io prima avevo detto c'è la casa piena di cani. Pensa al mio amministratore del condominio che sarebbe contento. No, viene uno per volta. Quando capitano, quando vengono loro da noi, perché non si cattura e non si ingabbia niente. Quando vengono loro da noi, e vengono, allora restano viene, toc toc, buongiorno, sono un serpente. Che cadono dal nido, si presentano in cucina perché sentono odore di cibo, in campagna i serpenti. Ma tu abiti in campagna? Abbiamo una residenza vicino a Todi, dove andiamo a rifugiarci quando possiamo ogni tanto. E lì tu gli animali che bussano? E lì non hai idea di quello che succede. Il serpente è venuto a vedere cucinare Adriana, si è trovato arrotolato sulla barra della finestra della cucina a guardarla cucinare, si è fatto prendere così. Sì, stava a guardare cosa, se la voleva mangiare. Sanno benissimo di che si parla, quando si parla di cucina siamo tutti d'accordo al mondo. La cucina, il pallone e il letto per dormire sono tre argomenti condivisi interspecie. Certo. No, ce n'è una quarta pure, ma andiamo a pubblicità, va. Te la dimentichi. Non siamo in orario protetto? Sì, andiamo a pubblicità, va. A poco.